Signora Presidente della Camera, signora Presidente Emeritus della Repubblica, Presidente della Fondazione Gramsci, cari amici. Per me è un grandissimo privilegio avere questa possibilità di parlare qui oggi. Su un tema di grande importanza nella mia vita e credo anche nella vita di milioni di persone in tutto il mondo. Antonio Gramsci, questo è il tema e il suo impatto sfaccettato, poliedrico. Io mi limiterò a parlare del suo impatto sulla filosofia contemporanea. Il mio primo incontro con le idee di Gramsci è stato nel 1952, ero un studente universitario a Calcutta, studiavo economia e matematica. Di fronte al college, all'università, c'era il bar del college e gli studenti che volevano parlare, si riunivano in questo bar. E posso dire che queste lunghe discussioni su temi di peso hanno dato un grande contributo alla nostra concezione del mondo, quasi quanto le lezioni universitarie. Si parlava tantissimo di politica e, date le mie inclinazioni di sinistra, mi interessava particolarmente la storia breve ma luminosa dell'Ordine Nuovo, fondato e diretto da Gramsci. Mi interessava il ruolo politico dell'Ordine Nuovo, anche se ancora non mi rendevo conto in modo chiaro all'epoca che la cosiddetta filosofia del linguaggio ordinario, il termine utilizzato nella filosofia contemporanea, che poi doveva diventare uno dei punti, dei temi di grande interesse filosofico, che questa filosofia del linguaggio ordinario aveva un nesso genetico con l'Ordine Nuovo. Un nesso che è stato studiato pochissimo nella letteratura filosofica formale. In Italia, Gran Bretagna, America, altrove. L'impatto in Inghilterra e in America è stato, nella filosofia anglo-americana, l'impatto è stato particolarmente forte. Ha operato attraverso l'influenza del pensiero gramsciano su quello che è uno dei massimi filosofi del XX secolo, Ludwig Wittgenstein. Se ne è parlato, è stato studiata nella letteratura angloamericana che Piero Sraffa, grande economista e mio maestro, come ha avuto la bontà di dire il presidente Napolitano, ha avuto un'influenza notevole, corposa, su Wittgenstein, ma sarebbe un grave errore non collocare Sraffa nel contesto più ampio del pensiero marxiano in Italia all'inizio del XX secolo, di cui il capofila era Gramsci stesso. Come ho detto, ho avuto il privilegio di avere Sraffa prima come maestro, da cui ho imparato tantissimo, veramente ha avuto un peso molto forte nella mia vita, poi collega al Trinity College a Cambridge, quindi quasi ogni giorno noi ci intrattenevamo a lungo. Io so bene come Sraffa stesso considerava l'influenza di Gramsci sul suo stesso pensiero. E io ho cercato di studiare in che modo le idee di Gramsci, alle quali comunque ha dato un contributo anche Sraffa, abbiano operato una rivoluzione nei principali filoni filosofici contemporanei del XX secolo. E quindi intendo soffermarmi brevemente sulla natura di queste interconnessioni e i loro amplissimi effetti sulla filosofia in generale, molto al di là del pensiero marxista all'interno del quale Gramsci stesso tendeva a collocarsi. Spingendomi oltre, la forma assunta dalla filosofia della prassi
per mano di Gramsci, andava incontro a quella che era una grande esigenza, un grande bisogno della filosofia anglo-americana dell'epoca. L'analisi marxiana della prassi non aveva certo questo obiettivo, ma in realtà ha svolto un ruolo molto profondo nel trasformare i principali filoni dell'ortodossia filosofica verso la metà del XX secolo in tutto il mondo, ivi incluse America e Gran Bretagna. Come è avvenuto tutto ciò? Piero Sraffa non aveva ancora 30 anni quando si è trasferito dall'Italia all'Inghilterra nel 27, ma era già noto, era già famoso in Gran Bretagna e come in Italia come economista importante e originale. Aveva studiato economia monetaria all'Università di Torino, ma è diventato celebre grazie ad un articolo sui fondamenti della teoria dei prezzi e dei valori pubblicato nel 25 negli Annali di Economia, una rivista milanese, e ripeto, questo articolo l'ha reso celebre in Italia e in Gran Bretagna. In quel saggio Sraffa dimostrava che le basi della teoria dei prezzi consolidata, teoria elaborata da Alfred Marshall, il capofila della scuola di economia di Cambridge, che allora era la scuola dominante, che quelle basi erano irreparabilmente viziate. Una versione inglese di quel saggio fu pubblicata nel 26 in The Economic Journal, pubblicata dalla Royal Economic Society, ed ebbe un impatto immediato. Quindi l'ammirazione dei principali economisti di Cambridge per la ricerca di Sraffa li spinse a cercare di invitarlo, farlo venire a Cambridge, primo tra tutti John Maynard Keynes. Io credo che Sraffa non avrebbe accettato l'idea di trasferirsi in Inghilterra se la politica italiana non avesse attraversato delle profonde trasformazioni proprio in quel periodo. Mentre Sraffa era divenuto ricercatore a Perugia, all'università nel 23, poi ordinario a Cagliari nel 26, in quel periodo, Perugia nel 23 e Cagliari nel 26, continuava la persecuzione ai danni del giovane economista da parte del regime fascista. Già nel 22, Piero aveva 24 anni, Mussolini aveva deciso che Piero Sraffa era un'influenza nefasta. Il padre di Piero, Angelo Sraffa, che era il rettore della Bocconi, ricevette due telegrammi da Mussolini, due telegrammi che esigevano che il suo figlio 24enne ritrattasse immediatamente una descrizione critica delle politiche finanziarie italiane che gli aveva pubblicato nel Manchester Guardian su, diciamo, proposta di Keynes. Secondo Mussolini, questo articolo diffondeva la sfiducia e lo definì un atto di vero sabotaggio. Angelo Sraffa, padre, uomo coraggioso, oltre ad essere un fine accademico, rispose che l'articolo di Piero si limitava a enunciare fatti noti e che non c'era nulla che suo figlio dovesse ritrattare. Seguirono altri scontri con il governo italiano e questo portò Piero Sraffa ad accettare l'invito trasmesso da Keynes con una sua lettera nel gennaio del 27, l'offerta di una docenza di economia a Cambridge. Sraffa partì nel settembre di quell'anno, poco dopo l'arresto di Antonio Gramsci nel novembre del 26. Se ripercorriamo la vita e la ricerca di Sraffa, ci si sorprende per la profondità e l'ampiezza della sua influenza sulla filosofia e l'economia contemporanea, ma tutto ciò grande influenza sulla base di pochi scritti. Ora mi intendo
concentrarmi sull'influenza di Sraffa sulla filosofia. Influenza che si è concretizzata, esplicata nel aver contribuito a riorientare la ricerca di Wittgenstein. Wittgenstein, che era già riconosciuto come uno dei grandi filosofi a livello mondiale. Ma qual è, diciamo, il nesso con Gramsci? Come sto per dire, le critiche di Sraffa alla filosofia di Wittgenstein rientravano in una concezione, in un modo di pensare diffuso nella cerchia di intellettuali attorno all'ordine nuovo diretto da Antonio Gramsci e di cui Piero Sraffa era membro attivo. Illustrerò tra breve la natura delle tesi presentate da Sraffa a Wittgenstein e le analogie con gli scritti di Gramsci. Sraffa aveva un profondo interesse per la politica e un impegno di sinistra che si portava dietro dai suoi tempi di studente ed era anche attivo nel gruppo degli studenti socialisti. Entrò a far parte della cerchia dell'Ordine Nuovo a partire dal 1919 e pubblicava regolarmente sulla rivista e nel 21 entrò a far parte del comitato di redazione. Dalle mie conversazioni con Sraffa so che le sue discussioni con Gramsci su temi filosofici, economici e politici ebbero una grandissima importanza per il modo in cui poi Sraffa, la sua impostazione filosofica di Sraffa e anche per la sua ricerca nelle scienze sociali. Sì, tra Sraffa e Gramsci c'era un rapporto a due sensi, con un reciproco contributo, anche se Sraffa si lamentava che Sraffa non si era liberato di tutti i suoi residui liberal-democratici. Questa è un'affermazione di Gramsci. Nonostante questo, è dimostrato che a sua volta Gramsci ascoltava con grande rispetto le tesi di Sraffa. Dopo il suo trasferimento a Cambridge, poco dopo tornò anche Wittgenstein, che c'era già stato come allievo di Bertrand Russell, e quando aveva lasciato Trinity e Cambridge nel 1913 era già noto come uno dei filosofi più promettenti nel mondo. Al momento del suo ritorno a Cambridge, e parliamo del gennaio del 29, la sua opera pionieristica, il Tractatus Logico Philosophicus del 21, era diventato un classico, con un'enorme influenza delle rigorosissime condizioni che imposte alla struttura logica delle proposizioni, che appunto è il contributo del trattato, noto in tutto il mondo, un'enorme influenza in tutto il mondo. Data la celebrità di Wittgenstein, il suo ritorno a Cambridge fu un evento. Keynes scrisse alla moglie Lydia Lopokova, al momento dell'arrivo del genio filosofico, scrisse, cito dalla lettera di Keynes alla moglie: orbene, Dio è arrivato ed è arrivato con il treno delle 5:15. Ci fu un grande fermento intellettuale a Cambridge, ma il Tractatus, un brillante contributo filosofico, manifestava una certa intolleranza, ma oltre a ciò l'impianto di regole e condizioni affinché le proposizioni potessero essere qualificate come sensate o significanti potevano anche essere viste come un ostacolo a un'agevole comunicazione tra le persone. Il Tractatus conteneva un imperativo: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. C'era un grande timore di una mancanza di rigore nel parlare. Sraffa non era in disaccordo rispetto alle condizioni dell'imperativo di Wittgenstein, ma sosteneva che noi possiamo parlare e comunicare perfettamente anche senza seguire le regole di Wittgenstein, così austere e in ultima analisi anche artificiali. Nel Tractatus Wittgenstein utilizza una
impostazione definita dai filosofi come la teoria dell'immagine per il significato, per cui la proposizione rappresenta uno stato di cose, essendone una sorta di immagine che rispecchia la struttura dello stato di cose stesso. Qui si insiste, al rischio di semplificare troppo, a volte è inevitabile, si insiste sul fatto che una proposizione e ciò che descrive debbono avere la stessa forma logica. Sraffa riteneva totalmente errata questa posizione filosofica e cercò di convincere Wittgenstein di questo fatto nei loro frequenti colloqui. Diceva Sraffa, la gente non comunica in questo modo e non c'è motivo per cui debba comunicare in questo modo. Noi parliamo seguendo regole di comunicazione che sono per lo più implicite e che gli altri conoscono, e queste regole non debbono necessariamente avere quella forma logica su cui Wittgenstein insisteva tanto. C'è un famoso aneddoto che alcuni dicono che sia apocrifo, in cui Sraffa espresse il suo scetticismo sulle condizioni imposte da Wittgenstein rispetto ad una forma logica specifica, strofinando il mento con la punta delle dita. Mi risulta che questo è un gesto napoletano che esprime scetticismo. Ma il significato di questo gesto ovviamente è immediatamente compreso a Napoli, ma fu capito subito anche da Wittgenstein. Quindi Sraffa, quando Wittgenstein chiese a Sraffa qual è il motivo del tuo scetticismo, perché appunto Sraffa compieva diciamo, quel gesto, Sraffa, dopo aver essersi strofinato il mento, chiese qual è la forma logica di questa comunicazione. E ovviamente era una contestazione molto forte, perché non ci può essere una forma logica secondo le teorie di Wittgenstein per quel tipo di comunicazione. All'inizio degli anni 50 chiesi a Piero Sraffa di parlarmi di questo episodio, e Piero Sraffa mi disse: io non ricordo questa occasione, ma riteneva che si trattasse più di una storia con una morale piuttosto che la descrizione di un fatto reale. Piero diceva: discutevo con Ludwig così spesso e così tanto che le punte delle mie dita non avevano bisogno di parlare granché. Ma l'aneddoto in realtà ci illustra in maniera molto chiara, molto incisiva, la forza dei dubbi di Sraffa e la natura del suo scetticismo sulla filosofia del Tractatus, che era un libro di enorme successo del primo Wittgenstein, e del modo in cui le convenzioni sociali sulle parole e le espressioni ci aiutano a comunicare bene gli uni con gli altri senza necessariamente doverci uniformare ai vincoli logici imposti dal Tractatus. Le conversazioni con Sraffa ebbero un'enorme importanza per Wittgenstein. Più tardi disse a Henrik von Wright, l'eminente filosofo finlandese, anch'egli al Trinity College, che dopo queste conversazioni con Sraffa, Wittgenstein sentiva come un albero al quale fossero stati tagliati tutti i rami. Convenzionalmente si divide l'opera di Wittgenstein tra il primo e il secondo Wittgenstein, e l'anno 1929, quando iniziarono gli incontri con Sraffa, chiaramente è stato un anno spartiacque tra le due fasi di Wittgenstein. Le critiche di Sraffa in realtà non erano le sole che Wittgenstein dovette affrontare in quel periodo, e su questo tornerò più tardi. Abbiamo anche il giovane prodigio matematico di Cambridge, Frank Ramsey, che muoveva altre critiche. Wittgenstein ringraziava Ramsey nella prefazione alla sua opera,
indagini filosofiche, filosofische Untersuchung, però scrisse anche che era ancora più in debito alle critiche espresse continuamente da un insegnante di questa, da un professore di questa università, Sraffa. Quindi Wittgenstein scrisse che egli era in debito rispetto a Sraffa per questo stimolo che aveva in qualche maniera era all'origine delle idee più coerenti di quest'opera. Nello spiegare le critiche di Sraffa, Wittgenstein disse ad un amico, a Rush Rees, un altro filosofo, che la cosa più importante che aveva imparato da Sraffa era la prospettiva antropologica, perché il trattato vedeva il linguaggio a prescindere dalle circostanze sociali in cui veniva utilizzato, invece le philosophische Untersuchungen, le indagini filosofiche, sottolineano quelle convenzioni, quelle regole che danno agli enunciati un determinato significato. È facile ravvedere che il collegamento di questa prospettiva con la successiva filosofia del linguaggio ordinario, che sarebbe poi fiorita nel periodo successivo. Quindi, quello scetticismo espresso dal gesto di strofinarsi il mento a Napoli, anche se in questo caso è stato fatto da un ragazzo toscano nato a Torino, questo scetticismo può essere interpretato sulla base di regole e convenzioni stabilite. Il flusso della vita, Strom des Lebens, nel mondo napoletano, quel gesto può essere capito nel flusso della vita a Napoli. Wittgenstein parlava di giochi linguistici per illustrare in che modo la gente apprende l'uso del linguaggio e il significato di parole e gesti. Piero Sraffa era lusingato dell'impatto delle sue idee su quello che era il principale filosofo, il grande filosofo di quel tempo, il cosiddetto Dio che arrivò col treno delle 5:15. Quando ho fatto questa domanda a Sraffa, l'ho fatta più di una volta nelle nostre passeggiate pomeridiane, la nostra consuetudine, e gli rispose che lui non era particolarmente lusingato. Perché? E cito, perché quello che sostenevo era piuttosto ovvio. Quando arrivai a Trinity nel 1953, poco dopo la morte di Wittgenstein, percepii che c'era stata un po' una rottura tra i due amici. A Sraffa era molto riluttante a parlarne. Mi disse, ho dovuto porre fine alle nostre conversazioni perché ero un po' annoiato. Io più di questo non ho ottenuto. Nel maggio del 1946 Sraffa decise quindi di non avere più conversazioni con Wittgenstein, dicendo che non poteva più dedicare tempo e attenzione alle questioni che Wittgenstein voleva discutere. Fu un grave colpo per Wittgenstein, che pregò Sraffa di continuare i loro incontri, anche parlando di argomenti non filosofici. Wittgenstein disse a Sraffa, parlerò di qualsiasi altra cosa. Sì, rispose Sraffa, ma sempre a modo tuo. Ci sono quindi molti tratti sorprendenti nel rapporto Sraffa-Wittgenstein. Sraffa amava il dialogo, amava la conversazione e io ho avuto la fortuna di esserne un grande beneficiario. Come mai Sraffa, che amava così tanto il dialogo, divenne così riluttante a parlare con una delle menti eccelse del XX secolo? E queste conversazioni così importanti per Wittgenstein, che lo facevano sentire come un albero al quale erano stati tagliati tutti i rami, conversazioni che poi avrebbero avuto delle implicazioni di così grande momento per i principali filoni filosofici, come mai queste conversazioni sembravano, apparivano piuttosto scontate
al giovane economista toscano. Dubito che avremo mai la risposta a questi interrogativi, ma forse in parte la spiegazione risiede nel fatto che ciò che sembrava a Wittgenstein una nuova sapienza, nuova saggezza che lo emozionava, che modificò l'orientamento della sua ricerca, in realtà era un tema di discussione comune nella cerchia di intellettuali che in Italia lavorava attorno all'ordine nuovo, quindi nel quale appunto operavano Gramsci e Sraffa. Gramsci scrisse di più delle proprie idee filosofiche rispetto a Sraffa, o piuttosto le opere filosofiche di Gramsci sono più disponibili sotto forma stampata rispetto agli scritti di Sraffa, anche se esiste una grande quantità di note non pubblicate nella biblioteca Randy Trinity di Sraffa. Dopo l'arresto, nel novembre del 26, Gramsci fu processato in uno spietato processo politico e condannato a 20 anni, fu imprigionato a Turi, a 30 km da Bari. Dal febbraio del 29 Gramsci iniziò a scrivere saggi, appunti che poi sarebbero diventati i quaderni del carcere, a cui ha fatto riferimento anche la Presidente della Camera, che si aggiungono alle altre scritte di Gramsci e ci aiutano a comprendere le prospettive gramsciane sulla filosofia e il modo in cui si correlano con le tesi che Sraffa presentava a Wittgenstein. Sraffa insistette con Gramsci affinché scrivesse le sue idee mentre era in prigione, e per aiutarlo Sraffa aprì un conto illimitato a favore di Gramsci presso la libreria Sperling e Kupfer, un conto che poi veniva regolato da Sraffa stesso. Cosa diceva Gramsci su questi temi? In un saggio, Lo studio della filosofia, Gramsci discute di alcuni punti di riferimento preliminari, tra cui l'audace tesi, e lo cito, che è essenziale distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia alcunché di molto difficile per il fatto che essa è l'attività intellettuale propria di una determinata categoria di scienziati, specialisti o di filosofi professionali e sistematici. Occorre pertanto dimostrare preliminarmente che tutti gli uomini sono filosofi, definendo i limiti e i caratteri di questa filosofia spontanea propria di tutto il mondo. Quindi cos'è questa filosofia spontanea? La prima voce che Gramsci elenca, e cito Gramsci, è il linguaggio stesso, che è un insieme di nozioni e di concetti determinati e non già e solo di parole grammaticalmente vuote di contenuto. Il ruolo delle regole e convenzioni, ivi inclusi i giochi linguistici di Wittgenstein, anche nel rapporto con Sraffa, è la pertinenza della cosiddetta prospettiva antropologica. Tutti questi elementi hanno un posto di primo piano in ciò che Gramsci stava enunciando come sua concezione del mondo, una concezione condivisa con Sraffa. Non sorprende che per Sraffa la prospettiva antropologica delle regole di comunicazione potesse apparire piuttosto ovvia, piuttosto scontata, in quanto ben compresa nella cerchia di Gramsci e Sraffa. Ma ciò che può essere ovvio e scontato in un ambiente filosofico può essere innovativo e addirittura controverso in un altro ambiente filosofico. L'impatto dello scetticismo trasmesso da Sraffa a Wittgenstein provocò un radicale riorientamento della filosofia. Non possiamo sopravvalutare la creatività dello scetticismo manifestato da Sraffa a Wittgenstein. La filosofia del linguaggio ordinario ebbe un impatto fortissimo sui principali filoni filosofici
contemporanei, convincendo gran parte dei filosofi contemporanei, sotto la guida delle Philosophische Untersuchungen del 1953 di Wittgenstein. Nel Tractatus Wittgenstein proponeva regole logiche che avrebbero avuto l'effetto di scoraggiare la comunicazione, imponendo alle persone che non soddisfacevano questo rigoroso requisito rispettassero il silenzio. A differenza di questo imperativo del silenzio, in seguito le regole comunemente comprese per un'agevole comunicazione furono oggetto di grande attenzione filosofica sotto, diciamo, la guida del secondo Wittgenstein e anche grazie ai contributi di Sraffa e di Gramsci, se non vado errato. Si giunse a riconoscere in che modo il mondo in cui noi viviamo ci aiuta a capire quello che noi ci diciamo e che questo mondo non è un mondo di regole e vincoli austeri e artificiali imposti dalla logica pura, come si dice nel Tractatus, ma un mondo in cui i nostri pensieri e le nostre azioni sono in rapporto agevole con ciò che vediamo, con le nostre azioni, ciò che noi pensiamo di fare. Non ci sono barriere imposte dall'esterno. Quindi la concezione di Gramsci, di Sraffa e del secondo Wittgenstein hanno appunto avuto un'enorme influenza, e qui cito un breve passo di John Searle dal suo libro Atti linguistici. In che modo le parole si correlano con il mondo, si rapportano al mondo? Com'è possibile che quando un parlante è di fronte a qualcuno che lo ascolta e emette un suono, avvengano una serie di cose notevolissime. Il parlante intende dire qualcosa, i suoni che emette significano qualcosa, il ricevente comprende ciò che si intende. Il parlante pronuncia un enunciato, una domanda o dà un ordine. Come mai tutto questo avviene? Quindi, se gli atti linguistici sono alla base di ciò che Gramsci chiamava filosofia spontanea, sono diventati una grande area di studio attraverso l'influenza indiretta di Gramsci assieme a Sraffa, producendo indagini della filosofia del linguaggio e della filosofia analitica di Oxford. C'erano anche altri aspetti delle idee filosofiche di Gramsci, in particolare l'accento sulla prassi, che ebbero un impatto fortissimo sulla filosofia, ad esempio, dell'epoca. Ad esempio, i contributi di Frank Ramsey, ne ho parlato prima, i suoi contributi alla teoria della decisione, la teoria del significato e dell'azione, sono collegate a questo accento sull'attività centrale all'idea della prassi. Alcuni di questi nessi sono di immediata comprensione, altri debbono essere approfonditi. Frank Ramsey è stato un grande filosofo e matematico a Cambridge all'epoca. Come nota Cheryl Misak, anche lei è filosofa, nel suo brillante libro su il pragmatismo di Cambridge, e cito, Sraffa e Ramsey costituivano un'altra di quelle formidabili alleanze intellettuali di Cambridge nella loro battaglia con Wittgenstein. Ramsey era vicino non soltanto a Sraffa, ma era anche molto vicino a Maurice Dobb, il grande economista marxista, forse il più grande economista marxista dei nostri tempi, anche lui a Trinity. E Cheryl Misak ha portato delle convincenti prove della loro vicinanza in un altro libro che è in via di pubblicazione. Anche Dobb era molto
stimolato dalle idee e dalla filosofia di Gramsci. Dato che io sono stato anche studente di Dobbs, ho constatato che Gramsci veniva citato spessissimo nelle sue analisi politiche e sociali. Quando Ramsey, nel suo saggio Filosofia, scritto nel 29, quando l'anno spartiacque tra il primo e il secondo Wittgenstein, quando Ramsey si lamentava che il metodo di Wittgenstein, il primo Wittgenstein, un metodo su cui nutriva molti dubbi e qui lo ridicolizza un po', era di costruire una logica e realizzare la nostra analisi filosofica pensando soltanto ai fatti e non al nostro pensiero dei fatti, decidendo ciò che intendevamo senza riferimento alcuno alla natura del significato. Nell'affermare questo dava voce ad una linea argomentativa che è con una fortissima matrice gramsciana. Analogamente, la ricerca di Gramsci sulle idee di dominio, libertà, egemonia ha delle affinità non soltanto limitate alla letteratura marxista, ma molto più ampiamente nel mondo della filosofia attraverso una influenza diretta o indiretta di Gramsci. E giungo alla conclusione. Approfondire questi altri collegamenti lo riserviamo ad un'altra occasione, perché io ho parlato sin troppo a lungo. So che non ci sarà un dibattito in ogni caso, ma nulla può sottrarre o ridurre l'importanza di Gramsci come pensatore marxista. Ciò nonostante, i suoi collegamenti e le sue influenze indirette sono molto più vaste di quanto si possa comprendere se noi ci limitiamo a esaminare soltanto quei filosofi che si considerano essi stessi marxisti. Gramsci non voleva chiudersi in un mondo di separatezza. Abbiamo bisogno di una mente aperta, un approccio aperto alle sue idee per comprendere le affinità e le influenze che egli ha esercitato. Comprendere la filosofia, e qui con il poeta Andrew Marvell voglio citare, per comprendere la filosofia dobbiamo dire se mondo e tempo bastassero. Grazie.